So che hai fatto tanti video su come parlare con le ragazze, ma potresti farne uno specifico in cui spieghi come parlare con una ragazza se si è tremendamente brutto, con i brufoli in sovrappeso e decisamente poco gradevole alla vista? Come sempre, io vi ricordo che se volessi imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione, mentre se aveste una situazione complicata da scomplicare, sempre link in descrizione. Allora, partiamo dal fatto che non mi è piaciuta molto questa domanda, anche perché tu parti già con la testa fasciata, come se te la fossi già rotta, ovvero, ma che speranze ho io di parlare con una ragazza? O meglio, come faccio a parlare con lei se sono brutto, in sovrappeso e sgradevole alla vista, che mi ha fatto proprio male al cuore? Partiamo da questo assunto. Tu puoi parlare con chiunque, anche se sei la persona più brutta del mondo, perché nessuno scapperà mai urlando perché sei brutto. O meglio, nessuno si rifiuterà di parlare con una persona, parlare, attenzione, con una persona qualunque sia il suo aspetto, a meno di forti preconcetti o razzismi vari, ma non penso che ti neghino la parola perché sei un essere umano e se ti poni in maniera corretta verrai ascoltato e potrebbe nascere una conversazione, sicuramente, anzi, nascerà, te lo garantisco. Mentre ciò che tu chiedi, presumibilmente, è come approcciare ragazze se ti senti particolarmente brutto, sgradevole alla vista, con i brufoli, in sovrappeso, eccetera. Sarò molto breve perché ho già parlato di questi argomenti un sacco di volte, ma sono qua per questo, quindi diamoci dentro. La prima cosa da fare è non pensare che ciò che tu sei, come appari, sia un freno a quello che stai per andare a fare, quindi alla conoscenza. Perciò, in velocissimo riassunto, non pensare che tu sia brutto, altrimenti gli altri ti vedranno brutto. Questa segnatela perché è una regola imprescindibile. Se tu sai di essere brutto, ti fai schifo e per questo sei triste, debole e ti giù di morale, quando andrai a parlare con le persone si vedrà questa sensazione che tu provi interna e le persone vedranno una persona triste e scapperanno non perché sei brutto, perché tu sai di essere brutto e lo porti all'esterno. Una persona non vuole intrattenersi con una persona con un morale sotto le scarpe che già parte sconfitta perché tendiamo ad allontanare le persone che possono abbassare la nostra felicità. Quindi se tu parti pensando sono sconfitto, ho perso, sono brutto, non ce la farò mai, e però in qualche modo ti spingi ad andare a fare l'azione, questa comunque non ci sarà perché la persona, prima ancora che tu apra bocca, vedrà come nei cartoni animati giapponesi la nuvoletta nera sulla testa che dice questa persona ha il morale a terra e mi trascinerà giù con lei. Quindi cosa faccio? Me ne tengo la larga. Perciò non partire pensando sono brutto, non ce la farò mai. Punto primo. Secondo punto, se ti vedi brutto, cerca di migliorarti. Ogni persona, a parte chirurgia estetica e rompimenti di ossa vari, ecco, roba chirurgica, ma la sconsiglio sempre, ha dei lati che possono essere migliorati. Hai dei brufoli? Contatta un dermatologo, qualcuno che ti consigli una crema, un trattamento, qualcosa per ridurre. Sicuramente puoi fare delle migliorie. Sei in sovrappeso? Mettiti a dieta, mangia meno, fai un'attività sportiva. Questo va bene sia per il corpo sia anche per l'energia. Quando una persona fa attività ha più energie, è più felice per determinati processi chimici che avvengono nel nostro corpo. Non andrò a specificarli perché nemmeno li so con esattezza, ma so che è così. Quindi fare attività e mangiare meglio fa sicuramente allungare la vita. È meglio per te, per la tua salute fisica e mentale. E siamo al secondo miglioramento. I brufoli e il fisico quindi si possono in qualche modo sistemare. Se tu pensi essere tremendamente brutto e sgradevole alla vista perché sei diverso o ti vedi brutto, aspetta a sistemare queste cose che sono comunque delle cose importanti. Poi ripensaci, riguardati. Ma anche se tu avessi un fisico o una faccia che non ti piace, però il resto comunque l'hai sistemato e sei bene o male in forma. Fidati, ho visto persone non troppo belle che sapevano comunque essere divertenti, rapportarsi agli altri e venivano percepiti come dannatamente attraenti. Quindi non è il fisico in sé, non sono i rapporti tra gli occhi, la mascellona o le caratteristiche fisiche che molti nei forum decantano che fanno di te una persona bella o gradevole alla vista. No, è innanzitutto quello che tu pensi di te stesso e come questo viene portato all'esterno. Poi le cose che puoi migliorare giustamente sul tuo corpo, che devi migliorare, brufoli, pancia, magari un fisico ristrutturato con un po' di attività e sicuramente come agghindi il tutto, vestiti in un certo modo, quindi non vestirti magari con robe super grosse che non ti stanno bene, ma cerca un tuo stile, lavati, profumati, so che sembrano cagate, ma non lo sono perché molti non lo fanno. Se metti assieme tutto questo, diventerai sicuramente una persona presentabile, anche se tu hai un viso che non ti piace o sei brutto, per così dire, ma
Quella è una cosa che non puoi cambiare, sei tu, non puoi maciullarti il viso e rifartelo. Cioè, forse, non lo so, ma costerebbe troppo e te lo sconsiglio, è brutto così. Non si fa, non lo farei, non... no. Punta su tutto il resto e vedrai che le persone non scapperanno via urlando, non saranno schifate da te, ma vedranno una persona innanzitutto che è sicura, ha fatto il meglio che ha potuto fare con quello che la natura gli ha dato e sicuramente si intratterranno a parlare con te. Quindi non dire no, ma perché, come faccio? Se sei brutto, non c'è la frase magica. Devi migliorare prima le cose su te stesso e dopo applicare tutte le altre cose che io ti dico, che direi comunque anche al più bello del mondo, perché anche quello, se l'abilità è zero, comunque non quaglia. Sì, qualcuno, ok, va bene, che... è attratta solo dall'aspetto fisico, ma poi se qua dentro rimbomba, c'è cioè il vuoto e non sai rapportarti, non vai da nessuna parte. Parlare con le ragazze non è difficile. Non è neanche semplice per uno che non l'ha mai fatto, ma finché si tratta di parlare, va bene. Il provarci, l'approcciare è diverso, ma per quello trovi un sacco di altri video. Ma prima di tutto ciò, guardati anche gli altri video che ho fatto a tema mentalità, ma prima ancora, pensa a quello che ho detto all'inizio video. Prima lavori su te stesso, poi lavori sugli altri, sul rapporto che hai con gli altri, su come tu ti rapporti agli altri. Non puoi pensare di mettere da parte queste cose e pensare solo alla tecnica e alla pratica. Prima devi fare un lavoro su te stesso, dentro di te, fuori di te, e dopo vai dagli altri. Se non sei a posto con te stesso, non funziona, non funzionerà mai. Tu puoi essere anche la persona più disordinata, più trasandata, però piacerti e riuscire a parlare comunque. So però che questo non è il tuo caso, quindi il mio consiglio è quello: prima di migliorarti, così da acquisire più fiducia in te stesso, dopo provarci con le dovute tecniche, accorgimenti e cose che spiego sul canale da ormai anni. Prima di tutto, però, la cosa fondamentale è qua dentro. Non pensare più: sono brutto, non mi ascolterà, sono brutto, sono sgradevole alla vista, è una cosa terrificante da dire di te stesso. Quindi, una volta che penserai: vado bene come sono, mi piaccio o quantomeno non mi faccio schifo, ti assicuro che trasuderai un qualcosa di diverso che prima non avevi e questo non farà scappare le persone. Magari non le terrà neanche lì, però ci puoi lavorare. Passi dal farle scappare all'indifferenza, al trattenerle lì, perché manifesterai una persona diversa, rinnovata e dopo bisognerà lavorare ovviamente sul fare di più che semplicemente parlare con le ragazze. E questo è quanto. Io vi ricordo che se voleste imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione, mentre se aveste delle situazioni complicate da scomplicare, sempre link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.